D'accordo, però torna subito. Lisa, non trovi che ci sia qualcosa di strano stamattina? Oh! Squeak, tutto bene? Oh! 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 Che cos'è? Sembra un muro invisibile. Giocate al gioco dei mimi? Posso provare? Ma no, non stiamo giocando. C'è un muro invisibile che blocca la strada. Cosa? Strano, sembrerebbe una parete di vetro. Dal suono direi che è spessa esattamente 2 metri. Che state facendo? Giocate ai mimi? C'è un muro invisibile che non ci lascia passare. In fin dei conti, non è la prima volta che succede qualcosa di strano qui al campo. È incredibile, continua anche sopra la collina. E anche da questa parte. Io me ne vado, faccio un po' di skate prima di colazione. Brian, ma che fai? Non lo sai che non è più di moda fare il mimo? Siamo bloccati su entrambi i lati della strada. Venite con me, voglio verificare una cosa. È proprio come temevo! Il muro circonda tutto il campo! Stai dicendo che siamo prigionieri qui dentro? No! Ecco la colazione! È solo? I ragazzi non si sono ancora svegliati? Ragazzi! Cos'è questo rumore? È l'eco della voce di Olga. Sembra proprio di stare all'interno di una grotta. Ma allora il muro è anche sopra di noi. Forse non è un muro. È una bolla invisibile. Pensate sia opera del Flapashà. Potrebbe essere, ma non lo avrebbe mai fatto senza una buona ragione. Forse per salvarci da un'inondazione. O da un'invasione di scarafaggi. Niente panico, deve esserci una spiegazione. Il diario segreto non dice nulla riguardo le bolle invisibili. Fermo! Non sappiamo per quanto resteremo bloccati. Bisogna conservare le provviste. Tutto bene? C'è qualcosa che non va? Sono allergico alle mele. Avresti dovuto dirmelo prima, però. Ieri ho visto delle fragole nella foresta. Andrò a coglierne qualcuna per te. Aspetti! Abbiamo delle ottime provviste nella dispensa. Non vale la pena andare nella foresta? Hai ragione, Lisa. Andrò a prendere qualcosa in cucina. La marmellata di Ravanelli fa benissimo alla salute. Non sapevo che l'avessero comprata. Che caldo che fa, non c'è un filo di vento. E se andassimo tutti al lago a farci un bagno? Andiamo spesso al lago, perché oggi non organizziamo qualcosa di nuovo? È vero, potremmo fare una nuova attività restando qui al campo, come un coro. Oppure una bella partita a carte. Io invece propongo un laboratorio d'arte, in cui ognuno di noi possa esprimere la propria interiorità.
cosa sta creando? Tra poco lo vedrai. È un pallone da rugby? No. Un aereo che si è schiantato? No. Una pioggia gigante? No. Una navicella spaziale. Vado a fare una passeggiata, ho caldo. Dove vuole andare? Nella foresta. Andrò a raccogliere un po' di legna da ardere. Ops, chiedo scusa, sono inciampato. Chi sarà il fortunato che riceverà la punizione? Se fossi lei, lo manderei a raccogliere la legna. Per favore, non lo faccia! Non mi mandi nella foresta! Sì, buona idea! Raccoglierai la legna! E adesso sbrigati, non perdere tempo! E ora come faccio a trovare la legna? Non lo so, usa l'immaginazione! Bisogna evitare che Ippolito si allontani da qui! Non so proprio che cosa potrei inventarmi. Il muro. Ma certo, il frappasciano ha bloccato il fiume per evitare un'inondazione. Qual è il piano? Andremo nella foresta per capire cosa sta succedendo. Oh, Ippolito, ma lei è davvero un artista bravissimo. Grazie. Non esageri, così mi fa arrossire, direttrice. Missione compiuta. Sei stato veloce. Olga, esco ad accendere il fuoco. Se ha bisogno di qualcosa, mi trova qui fuori. Usa la legna per accendere il fuoco? No, la userò per giocare a golf. Ma certo che mi serve per accendere il fuoco. Devo cuocere la mia ultima scultura di argilla. Perché hai qualche problema? No, va tutto bene. Le impronte vanno tutte nella stessa direzione. Sembra che si siano dati un appuntamento da qualche parte. Oh! C'è stata una festa qui! Chissà che cosa stavano festeggiando. Aspetta, c'è il calendario della valle nel diario segreto. Era il compleanno del Flapasha ieri. Quindi ha festeggiato con tutti gli animali della foresta. E per non disturbarci ha messo la bolla sopra al campo. Ma ora perché non la leva? La festa è finita. Non vorrà farci vedere la foresta in questo stato. Shh, ascolta. È la scultura più bella che abbia mai realizzato in vita mia. Questa tartaruga fa uno strano rumore. Ma non è lei, il rumore viene da lì dentro. Forse ho capito. No, dai! Così finalmente il Flapasha potrà togliere la bolla.
successo? La bolla è sempre lì, Flapashan non l'ha ancora tolta. Starà dormendo, si è festeggiato tutta la notte e stamattina vorrà dormire. Certo, hai ragione, dobbiamo andare a svegliarlo. Questo è un disastro, la mia povera scultura. Spero che non si sia bruciata. Ha funzionato! Sì! La mia scultura di argilla si è completamente sciolta. Ippolito? Quella non era argilla. Era solo della pasta di sale. Brava Lisa, hai avuto un'ottima idea. Torniamo indietro adesso. Aspetta, c'è una cosa che vorrei fare prima di andare. Tanti auguri di buon compleanno, Flapashan! Thank you.